Benvenuti al tour virtuale del Palazzo Garzolini Toppo Wasserman, sede della Scuola Superiore di Udine dal 2015. Il primo ambiente che si incontra entrando è l'atrio, su cui si affaccia la portineria, il cui personale è sempre a disposizione degli studenti, e da cui si accede tramite le scale sulla sinistra alla segreteria della scuola. Proseguendo, si entra nel velario, su cui si aprono diverse aule utilizzate durante l'anno accademico per le lezioni universitarie. Una volta all'anno, il velario si trasforma per ospitare la cerimonia di consegna dei diplomi della scuola superiore agli studenti che hanno finito con successo il percorso di eccellenza. L'aula T4, recentemente dedicata a Pierpaolo Pasolini, è una delle aule più grandi della sede e viene utilizzata per conferenze con ospiti di eccezione e lezioni numerose. In quest'aula si tengono le assemblee degli allievi, in cui gli studenti discutono ogni tema che li riguarda. Delle aule che si affacciano sul velario, tre sono esclusivamente riservate all'uso degli studenti della SUPE e sono dotate di lavagne, computer e proiettore. Lungo uno dei due corridoi del velario si raggiunge la porta d'accesso all'area del palazzo riservata al collegio. Prima di salire le scale verso i piani superiori, si incontra un piccolo giardino interno che collega il corpo principale dell'edificio con una struttura che accoglie gli appartamenti. Questi, come tutte le camere del collegio, sono dotati di letto, armadio, libreria, scrivania e bagno personale, ma oltre a questi sono forniti anche di una zona cucina, con fornelli, frigo e lavello. Gli appartamenti sono spesso scelti dagli studenti che stanno preparando la tesi e talvolta accolgono professori ed esperti che la scuola invita a intervenire durante i corsi interni che organizza annualmente per i suoi studenti. Tornando nell'edificio principale e salendo le scale, si arriva al primo dei due piani del convitto. Su ciascuno, in cinque corridoi, si dispongono le camere degli studenti. Ciascuna camera è dotata di letto singolo, bagno personale con doccia, uno o due armadi, ampia scrivania e libreria. Ogni stanza inoltre ha un sistema di riscaldamento e raffreddamento autonomo. Gli ambienti sono strutturati per essere comodi, spaziosi e ricchi di luce naturale, grazie alle grandi finestre e ai soffitti alti, in modo tale da offrire allo studente lo spazio migliore per studiare e vivere la propria esperienza universitaria. Proseguendo lungo il corridoio si raggiunge la terrazza. Questo ampio spazio viene utilizzato dagli studenti durante la bella stagione come punto di ritrovo, per studiare, fare attività fisica o semplicemente per bere un caffè in compagnia. Ogni piano è dotato di due cucine, una per ogni ala, che vengono utilizzate liberamente dagli studenti per la colazione o per prepararsi i pasti qualora non volessero recarsi in mensa. Ciascuna cucina è fornita di un grande frigo, due piani cottura a quattro piastre, microonde, utensili vari, stoviglie e ripiani personali per gli studenti. La cucina dell'ala nord, chiamata semplicemente cucina grande, può accogliere un ampio numero di studenti, ora tuttavia limitati a 8 alla volta, a causa delle misure di distanziamento che l'attuale pandemia impone di rispettare. Salendo di piano e continuando lungo il corridoio centrale, si raggiunge l'aula comune, cuore della comunità studentesca della scuola superiore. Qui gli allievi si ritrovano ogni ora del giorno, per studiare, leggere sui divanetti o svagarsi guardando un film, giocando con il calcetto o a scacchi. I testi contenuti nelle librerie sono a disposizione di tutti, così come le stampanti e le riviste a cui la scuola è abbonata.
Inoltre, gli studenti hanno a loro disposizione gli strumenti contenuti nell'auletta dedicata alla musica. La cucina piccola, ovvero dell'ala sud, differisce dalla cucina grande solo per il numero di posti a sedere, al momento limitati a 6. Proseguendo, si raggiunge la zona affrescata, che collega la nuova zona dell'edificio con quella più antica, ristrutturata di recente. Qui si trova anche l'aula studio, a disposizione degli studenti, ora momentaneamente organizzata secondo le norme anti-Covid. Scendendo lungo le scale interne, si giunge alla sala del consiglio, in cui la scuola ospita le lezioni dei corsi interni e in cui gli esperti da lei invitati tengono le loro conferenze. Qui si trova anche l'ufficio del direttore della scuola e parte degli uffici amministrativi. Si conclude così, sullo scalone affrescato che riconduce all'atrio del palazzo, il nostro tour virtuale della sede della Scuola Superiore di Udine. Speriamo che ci sia presto possibile mostrare nuovamente dal vivo questo splendido luogo che gli studenti della SUPE chiamano con orgoglio casa.